Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ho perso ancora. Cioè, ma che sfiga! Ma che sfiga! Allora, intanto ho perso con calcio a basso costo. Se non lo conoscete, qua trovate il banner che è venuto qua sotto. Sotto ci sarà il link, negozio di magliette da calcio a prezzi bassissimi, sono molto belle e costano veramente poco. Quindi andate a visitare. Trovate sicuramente tutto quello che volete. Dunque, dicevamo, che sfiga, perché è allucinante. È iniziata la giornata, sono andato a vedere il sabato, il venerdì sera ha giocato il Sassuolo e ha segnato Boateng. Ho detto, ah, cavolo, Boateng ha segnato e si mette subito in discesa la partita. Sabato ma ha segnato inglese, ho detto, ah, ha segnato pure inglese, buono. Peccato che poi Gervinho si sia trovato quel gol pazzesco che ce l'aveva il mio avversario. Senza contare che alla fine il mio Gomis, il mio portiere, ha preso 3 gol. La Spal non aveva ancora preso gol. Questa settimana ne ha prese 3. Bastava che la Spal ne prendesse uno, io la partita la pareggiavo. Senza contare che c'è stato il gol di Nainggolan annullato dal VAR, che se fosse stato convalidato, insomma, mi avrebbe dato una grossa mano, anche perché aumentava il voto anche del giocatore. Niente ragazzi, è così, sto periodo qua sto anche giochicchiando abbastanza, nel senso mi sembra che i giocatori segnino anche, però faccio fatica a vincere. Adesso pure sembrava che Cutrone potesse giocare domenica e questa partita infrasettimanale, invece sembra che non giochi neanche domani, giovedì, e quindi mi toccherà ancora Antenucci che è in un po' un momento brutto della stagione. Comunque vediamo, adesso in questo turno infrasettimanale io devo giocare con quel grandissimo pezzo di Mona di Dani Orgoglio Gobbo. Per me è un derby, lo sapete, io punto su Dani Orgoglio Gobbo, tutti contro Dani, tutti contro Dani. E quindi, anche se vista l'andazzo, non è che c'ho molto da stare contento, da stare allegro. Secondo me qua sono ultimo da solo, eh. Ultimo da solo, ma è incredibile veramente perché per 2 settimane. Comunque, avessi affrontato un altro avversario avrei vinto. Cioè, questa è la cosa incredibile. Vabbè, il fantacalcio comunque così ci si diverte e deve avere anche un po' di fortuna. In quello femminile, nel calcio, totale della classifica, il football, nella giornata sono 700esimo, ci sono 2400 iscritti, io sono 700esimo, ho totalizzato 57 punti, con 65 si entrava nella top 100, quindi una classifica molto molto compatta. E vabbè, non c'è problema, ci proverò il prossimo weekend a fare meglio. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ricordatevi, questa settimana tifate per me per Fuori Rosa TV contro Dani Orgoglio Gobbo. Tifate Fuori Rosa TV. Ciao!